Il progetto era stato svelato il 15 luglio nella affascinante cornice dei bagni nuovi di Bormio. Oggi a Sondrio, nella sede del PFP Valtellina, il corso IFTS Montagna 4.0 ha compiuto un altro passo importante. Posso dire con una certa soddisfazione che l'iniziativa lanciata a metà luglio di quest'anno, la promozione e la realizzazione di un corso di istruzione tecnica superiore a Sondalo è diventata una realtà. E grazie alla sinergia e alla collaborazione continua con la Fondazione Valtellina Formazione e con la Fondazione ENAIP di Milano, e il supporto tecnico ed indirizzo dell'Università Cattolica, siamo riusciti a creare un prodotto di alta qualità. Abbiamo le iscrizioni necessarie per dare avvio al corso. Il nuovo corso che si terrà a Sondalo formerà tecnici per la promozione web multicanale di prodotti e servizi turistici innovativi. I corsi IFTS sono corsi rivolti ai ragazzi che hanno finito i quinti anni, quindi già diplomati. Questo corso si rivolge al turismo, è un corso innovativo, è un corso di 1000 ore. Si farà a Sondalo, comincerà ad ottobre e finirà a giugno. Partirà il 25 di ottobre e sarà organizzato in modo tale di avere un primo tranche, un primo blocco di attività formativa che si svolgerà presso la struttura di Sondalo del PFP. Poi ci sarà il primo blocco di stage, di tirocinio nelle aziende e nei partner con cui abbiamo dei rapporti di collaborazione, un rientro fine gennaio, febbraio e marzo, un secondo attività, momento di stage all'esterno e il rientro in preparazione dell'esame finale è stato previsto per la fine di giugno. Abbiamo anche pensato di concentrare l'attività didattica settimanale. Quindi non tutta la settimana, ma bensì solo, fra virgolette, da lunedì al giovedì di 7-8 ore al giorno. Ai ragazzi che si sono iscritti e si iscriveranno al corso Montagna 4.0 è data la possibilità di frequentare in sede presso il Valesana di Sondalo tutte le attività formative nel periodo della didattica. È un corso importante, si chiama appunto Montagna 4.0 perché vuole dare una nuova visione a quella che è la montagna, un'opportunità. Siamo un territorio, quello della provincia di Sondrio e diciamo della Lombardia, molto vocato al turismo. Il turismo che ormai va comunicato tramite il web, una sfida importante anche in vista delle Olimpiadi. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 settembre.